Nel latte metteremo i croccantini di pochi. Ti è ben chiaro? Che schifo, però facciamolo. Sono un po' molli però, vabbè. Secondo me sono scaduti. Bimbi, dove siete? Siete già pronti? Bimbi! Ah! E siete già pronti? Sì, mamma, siamo già pronti. E te cosa ci fai ancora in pigiama? Cioè, io sono ancora in vestaglia. Vabbè, preparatevi, io vado in bagno. Dai, su, mamma, sbrigati. In effetti è meglio che vada a prepararmi. Chissà come mai mamma Giulia è sempre in ritardo, neanche lavare i denti in faccia. Pure la mattina di corsa, mamma mia che vita. Diego, prima di fare colazione dobbiamo andare a mangiare a Rocky. Che ne dici? Sì, in effetti hai ragione. Andiamo! Diego, quanti grammi di crocchette diamo a Rocky? 60 grammi. Ah, ma sei sicuro, sicuro? Sì. Chi te l'ha detto, vediamo? Il veterinario l'ha detto a papà. E papà me l'ha detto a me. Che sbagliata. Ma Rocky, dov'è? Rocky? Ancora che dorme. Rocky! Ciao! 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 Rocky! Rocky, facciamo la pappa, va bene? Andiamo a fare la pappa. Mamma mia, Diego, come è? Vabbè, lo trascino. Per fortuna che te hai la ciotola. E non pesa tanto, ma questo pesa. Pesa leggermente un po'. Dai, Chiara, andiamo a dare da mangiare a Rocky che ho fame. In effetti, anche io ho una certa fame. Dico, sbrighiamoci che io ho una certa fame. Pure io. Oh, ma sembrano le cereali della mamma. Vabbè. Cadeva, la mamma ci faceva tac tac. Ma la presa è ancora? Mi sa di no. È ancora sotto che si prepara. Vabbè. Vediamo. Ok. Sì, mi sa che va bene, secondo te, Diego? Ne mettiamo ancora un pochetto? È vero, Chiara. Hai ragione, sembrano i cereali della mamma. Se la vedete che sembravano i cereali. Dico, mi è venuta l'idea. A me mi fanno paura tutte. Ma dai, Diego, che le mie idee sono geniali. E da tanto che non li facciamo uno scherzetto alla mamma. Quindi questi assomigliano, come ti ho detto, ai cereali della mamma. I croccantini di Rocky li metteremo nella tazza. Che ne dici? Per me va bene, ma però non ho capito. Come solito, non capisci nulla. Semplice. Invece di mettergli i cereali alla mamma nel latte, metteremo i croccantini di Rocky. Ti è ben chiaro? Che schifo, però facciamolo. Lo sapevo. Li hanno lasciati aperti, senza sacchettino, e adesso sono quasi molli. Sono un po' molli però, vabbè. Secondo me sono scaduti. Diego, che piano ad inizio. Primo step, vai a prendere i cereali della mamma. Eccoli. Ok, perfetto. Guarda, Diego, sembrano uguali. E sono uguali? Cioè, sembrano ugualissimi, solo che queste sono le crocchette e queste sono i cereali. Metti qua le crocchette. Pronta per farmi una super colazione dei campioni. Per iniziare meglio la giornata leggerò due pagine del mio libro e una bella colazione. Ecco il nostro
nostro libro. Amici, lo sapete che è disponibile in tutte le librerie d'Italia. In più avete anche l'occasione di prenderlo su Amazon e riceverlo comodamente a casa vostra. Cosa aspettate? Correte ad acquistarlo e fateci sapere qual è la vostra storia preferita. E volete sapere la mia? Eccola qua, lo stregone Willow. Ma non vi anticipo ancora nulla. La notte dei sogni in tutte le librerie d'Italia di mamma Giulia e figlia Chiara. Diego, prossimo step è nascondere i cereali. Anzi, prima me ne mangio. Buono, mi piace. Ma leva tu acqua in bocca. Finalmente mi sono preparata. Ora mi preparo una bella colazione. Questo è la gloria! E vai! Mi faccio colazione. Cioè, hanno già fatto colazione? Sono spariti? Ah, oh, finalmente, per una volta, la colazione in santa pace. Diego, cosa fai? Allora, latte. Wow, la nostra tazza, la migliore. Oh, che bella. No, ci metto i cereali dentro. Diego sta prendendo i cereali, cioè i cereali per la mamma. Ok. Senza sacchetto? Vabbè, lasciamo stare, va? Vabbè. Che squisitezza! Ah, mamma mia! Li hanno lasciati aperti, senza sacchettino, e adesso sono quasi molli. Vabbè, ormai non si butta via la roba. Che cosa c'è di più buono se non il latte con i cereali? Sono un po' molli però, vabbè. Secondo me sono scaduti. No, secondo me sono scaduti. Mi dà quel retrogusto. Chiara! Diego! La mamma ci sta bloccando. Bimbi! Dove siete? Mamma! Bimbi, perché siete sotto il tavolo? Mi rispondete o cosa state combinando? Ma scusate, chi di voi ha aperto i miei cereali preferiti? Quante volte vi ho detto che non si parla nell'orecchio? Mi spiegate come mai i cereali sono... Non ho capito, Chiara. Rocky, ma perché vuoi queste? Perché abbiamo chiesto, volevamo fare uno scherzo. E che scherzo? E mi avete buttato i cereali nuovi? No, abbiamo praticamente sei croccantini di Rocky, li abbiamo messi. No, non ho capito. Ho solo ho capito i croccantini Rocky, ma non ho capito. Allora, chi dei due me lo deve dire? Io. Ok, che cosa è successo? Allora, ci volevamo fare uno scherzo. Hai fatto uno scherzo? Ma cosa c'entrano i miei cereali? Sai, i croccantini di Rocky, ti volevamo fare uno scherzo che mettevamo i croccantini di Rocky dentro all'interno qua e te li mangiavi, li hai mangiati. Scappa, Diego! No, io non ho capito. Io ho mangiato... croccantini di... Oddio, Diego, Diego! Mi sembra una combinata grossa. Cosa mangiamo? Non lo so. Mi devi dare un video, cosa facciamo? Non lo so. L'abbiamo combinata grossa, quindi ora ci dobbiamo far perdonare.
ci fa pure te li scherzi a noi? L'abbiamo combinata grossa, ora siamo nei guai. È vero. E cosa facciamo? Ci dobbiamo far perdonare. Io mi sto arrabbiando, mi sto innervosendo. Allora, 3, 2, 1. Mamma Giulia, calmati, mamma Giulia, calmati. Allora, calma, devo vendicarmi di Chiara e di Diego. Ok, allora, mi sto anche agitando. Mia!